Oggi spieghiamo cosa è esattamente una spazzolatura del legno. Quelle che vedete alle mie spalle sono le spazzolatrici Paoloni, che noi produciamo e vendiamo in tutto il mondo, e hanno l'utilità di dare profondità alla vena del legno scavandola nella sua parte tenera, quindi enfatizzando le parti come le venature e le parti del disegno naturale del legno intorno ai nodi. Come avviene questo scavo del legno? Abbiamo una spazzola che viene montata su questi supporti, gira a velocità tra i 900 e i 1500 giri al minuto. La spazzola può essere in acciaio di diverse durezze, diverse costruzioni, e poi c'è una spazzola in Tynex, che è un materiale plastico che tende a pulire il legno. La macchina piccola che vedete alle mie spalle è una spazzolatrice monotesta, che usiamo con delle spatole in carta abrasiva per levigare il legno prima di applicare le successive mani di vernice. La macchina si chiama Rusticat ed ha un uso molto intermedio tra una fase e l'altra della verniciatura, ma è questa la vera macchina da guerra, quella che scava il legno, e avviene in maniera molto semplice. La prima spazzola è a filo d'acciaio libero, è una spazzola molto dura, scava il legno e apre il percorso a questa seconda spazzola, che è subito in successione ed è fatta in acciaio trefolato, cioè i cordini d'acciaio vengono legati insieme come dei capelli rasta e, girando ad alta velocità, prende il solco aperto dalla prima spazzola e lo apre in modo di dare ancora più profondità al legno, che poi ovviamente verrà verniciato, questo scavo verrà colmato dalla vernice. Infine c'è una spazzola di questo tipo, molto tenera, che girando asporta il legno sollevato dalle prime due, che sono molto abrasive, e il risultato finale è quello di darci un legno che, da piallato, liscio, levigato, assume tutte quelle caratteristiche del legno, che invece ha un effetto molto più vissuto e indurito. Come si setta una di queste macchine spazzolatrici? Fondamentalmente la macchina ha un pulsante di sicurezza che va sbloccato, si accende come il pannello di controllo di un'astronave, ma la semplicità di utilizzo è assoluta. I controlli elettronici controllano l'altezza delle spazzole, su cui appunto sono montate le spazzole che vi ho mostrato prima. Poniamo sotto la tavola, scendo fino a quando non vedo che la spazzola è bloccata. La stessa cosa faccio con questa e la stessa cosa faccio con l'ultima. Semplicemente vedo che la spazzola non gira più liberamente, vuol dire che l'abbiamo settata in punta, e quindi con la velocità di rotazione, la velocità centrifuga, allarga la spazzola, che scaverà in alto la pressione delle spazzole in altezza. Facciamo partire la loro rotazione e ora faccio partire l'aspiratore per evitare di avere la polvere in faccia. La tavola, come vedete, è perfettamente liscia. Ovviamente ci sono dei disegni naturali sul legno, le venature, le fiamme più o meno larghe, dei disegni naturali che si aprono intorno al nodo. Però è una tavola levigata come arriva grezza, noi dobbiamo andarla a scavare, e quindi ora inseriamo la tavola nella macchina. Viene scavato il legno in maniera piuttosto evidente, anche se poi anche il grado di spazzolatura può essere più o meno evidenziato. Ad esempio, se adesso io ripasso la stessa tavola, vedrete che l'effetto sarà molto, ma molto
percentuale. Quindi ripassando la tavola anche due volte avrete un effetto che porterà sempre al rustico, dove la vena viene mangiata, il legno viene scavato. Ovviamente si adatta a tipologie di lavorazione e pitture particolari. Ovviamente il legno ora è stato scavato in maniera ancora più accentuata ed è pronto ad essere verniciato.